tutti. Ciao. Piacere. Fabio. Siediti Fabio, mettiti qui. Fabio Michelazzo. Michelazzo. Di dove sei, Fabio? Allora, sono di Carbonara di Rovolò, che è un paesino nella provincia di Padova. Ma le tue origini di dove sei? Brasile. E di dove in Brasile? Dove è Brasile? Bahia. Oh. Ci sei stato? Sì. Ah. Fabio Michelazzo. Guarda, ci sono andato senza neanche sapere di... Hai detto di... Bahia. No, di il paese dove vivi. Qui a Carbonara di Rovolò. Carbonara di Rovolò. Ma di Bahia, Brasile. Ok. Sono stato a Bahia e non sapevo neanche che c'era il carnevale. Ah, ti invidio. Perché sono sempre andato dopo il carnevale. Ma come, tu sei nato lì? Sì, ma sono stato adottato, dopo sono ritornato. Però ogni volta che ci vado sempre dopo il carnevale. Non hai mai visto il carnevale di Bahia? No. Allora adesso io racconto a uno di Bahia com'è il carnevale di Bahia. È fantastico, ci sono i trio elettrici. Sì, sì, sì. Con tutti i cantanti sopra che suonano. Esatto. Io sono andato su a filmare con Daniela Mercury. Poi sono sceso e ho girato insieme a Carlinhos Brown, che è un mio amico. Oh. È una roba fantastica. Hai visto anche Ivette Sangalo per caso? No, non c'era Ivette Sangalo, però c'era Biciclette con Banana. Ah, ho capito. Forse c'era anche Ivette Sangalo, adesso non mi ricordo più. Perché Bahia, cioè il carnevale di Bahia. Salvador, quello... tu hai visto allora? No, quello di Salvador. Quello di Bahia. Sì. Ma da Ondina? Salvador. Da Ondina? Sì, Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, esatto. Da Barra. Da Barra Ondina, sì, capito. Che è il carnevale che nel ghise dei primati è quello che c'ha più gente. Sì. È anche quello più pericoloso. Però ho girato con la telecamera, ho tutto filmato, non mi ha fatto niente nessuno. Quindi, sì, vabbè. Sei gustato l'occhio. Porca vacca, se mi sono sgustato l'occhio. Senti, com'è stare... Cioè, tu a che età ti hanno adottato? Ero piccolo, un anno. Un anno? Sì, sì. Sì. Però dopo ci sono tornato e ho visto tutti, hai visto? Sorelle, cugini. Ah, quindi tu hai contatto con la tua famiglia? Sì, 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 sì. E perché ti hanno adottato? Per mancanza di denaro. Esatto. E cosa fai qui in Italia? Che lavoro fai? Fai lavori? Sì, sì, sì. Quel lavoro fai? Promoter. Promoter. Di che cosa? Di varie cose. Cioè? Adesso sto facendo degli utilizzatori, degli. Non so se si possa dire, no? Puoi dire quello che vuoi. Ah, okay. Che cosa? Per Media World. Media World? Ah, bene, ottimo. No, sono contento per te, perché no, puoi dire quello che vuoi qui, guarda. Io, questo è un luogo di assoluta... Libero. Sì, totalmente libero. Totalmente libero. Allora, quindi, però il tuo vero nome sempre è quello, o c'avevi un nome in Brasile poi te l'ha cambiato? Era Fabiano, però Fabiano e Fabio è uguale. Ah, senti Fabiano, cosa copio di qui? Questo? Queste italiane canzone, scusa. Queste italiane? Canzone, sì. Queste, e basta? E basta, ho portato questa, ho pensato meglio far sentire una canzone e magari ascoltarla bene. Hai ragione. Poi avevo anche un po' di paura perché non si sa mai, sai, è perché una cosa nuova e non si sa mai. Ma no, ma uno come te che ha paura. Vada. Io dico sempre che sono apprendista cantautore. Sto apprendendo col tempo. Sì, ho capito, però se tu hai un lavoro, come fai a dedicarti alla musica? Io ci sto sempre dietro, praticamente ogni tempo libero che ho. Sì, ma tu che cosa fai? Fai anche dei concerti? Sì, praticamente adesso, proprio la settimana scorsa, ho fatto una sfilata di moda. Prima di una sfilata di moda, ad esempio, mi sono esibito con questa canzone che sto cercando di portare in giro. Ho fatto anche un video che è su YouTube di questa canzone. Soldi.
Tu praticamente hai questa canzone. Sì. E non ne hai scritte altre? No, ne ho scritte tante altre, però questa sì. È quella che sto lanciando adesso. Sì. E vai ai concerti tu? Sì, sì, faccio... Sì, tu mi hai detto che hai esibito in sì, una... Sì, no, una... ossia ho varie... Come dire, varie contesti, situazioni. Varie situazioni. Alcuni che sono praticamente io, chitarra e piano, che facciamo delle cover. Sì. Perché, come sai anche tu, è un po' difficile andare in giro... Assolutamente, assolutamente. E un'altra appunto che praticamente appunto vado, faccio delle cover e metto in mezzo queste mie canzoni. E una appunto dove che vado io in manifestazioni così e faccio con le basi. Sì. Con le basi, che è quella che non amo io amo molto di più la musica dal vivo. La musica dal vivo. Quello quando mi dici che vai piano, chitarra, eccetera. Sì, no, per esempio questa qua sì. In verità l'avevo pensata in versione swing. Ma tu perché tu questi italiani non guardano me ta. Secondo me era meglio, sai? Perché l'hai fatta così? D'accordo con un produttore. Sì, sì, sì. Non lo so, io cioè non è io non la vedo vestita su di te. Ah, questa no? Produzione. È filo? No. Vedi. Okay. Tu cioè questa è una canzone un po' arrangiata così diventa un po' cupa, capito? Sì. Invece tu con questa canzone non è una canzone dove fai il proclama del mondo, hai capito? È una canzone divertente. Esatto, cui ti ironica. Diverti. Ironica. L'arrangiamento non è ironico. Era meglio il swing come dicevi tu. Era tutta un'altra cosa. Se tu venivi con la chitarra era meglio secondo me. Allora... Questo è un consiglio che ti do. No, te lo conto. Capito? Secondo me io ne farei anche una versione swing come dici tu. Capito. Perché? Perché te l'hanno vestita... Cioè... Sì. Lui oltre che regista e cameraman è anche un produttore. Quindi, cioè, hai capito? Sono sonorità che non c'entrano un cavolo con te. Cioè... Tu vieni da Bahia, tu c'hai il sole, tu c'hai l'energia, capito? Sì, sì. Poi fai una canzone un po' provocante, tipo non ai livelli di quell'altro là che ha detto che io voglio fare occuparmi di il rapper là. Bello figo. Non quelli. No. Questa è tutta un'altra. Questa è tutta un'altra cosa, divertente, spensierata. Sì. Così dovrebbe l'idea essere. L'idea è che uno si ricordi il ritornello fare l'amore sul mio divano. Questo qua era. Sì, però messa così. Hai capito? Sì. Secondo me la devi fare più swing. Come tu devi fare quello che sei, tu c'hai il sole dentro. C'hai il ritmo, quello devi fare. Non devi avere un ritmo elettronico abbastanza cupo. Tu devi avere un ritmo, devi avere delle percussioni, devi avere quello. Perché tu, quella è la tua natura. Capito? Questa è la musica secondo me che tu devi fare come idea, perché è nella tua natura. Non un vestito che non ti appartiene. Capito? Sì. Metterò okay. Molto conto. È una lezione sempre. No, cioè io ti ho detto la mia impressione, però è suffragata anche da filo, cioè la prima impressione. Io cioè, sentivo il testo e non c'entrava niente con l'arrangiamento. Cioè, il testo non c'è. Il lato è du e il testo invece, ma perché questi italiani cosa vogliono da me? Fare l'amore, il divano. Cioè, ma hai capito? Ho capito. E quindi questo, secondo me, devi fare, E poi tu dovresti fare live. Capisco che lavorando è un casino andare a fare dei concerti. No, ma sì, si può fare benissimo. Ma c'hai un gruppo o c'hai solo tu o un altro? Sì, in duo. In duo? Siamo, vabbè, dopo, però. Quando vengo fuori, appunto, logicamente mi devo un po' sbattersi, perché certo. come dici tu, così. Guarda, dai retta a me, fai così. Devi essere più te stesso. Poi ricordati, sì. Se tu hai distinto un'idea, è quella buona, perché viene dal cuore. Quando ci pensi sopra e la cambi, viene dal cervello. Ma la musica non vince col cervello, vince col cuore. È vero. Quindi ricordati sempre quello. Segui l'istinto nella musica, non il ragionamento. Mettelo conto. Il ragionamento lo puoi cominciare a seguire quando sei già una star famosa. Allora dici,
non hai più le idee, sei sempre in casino, ti fai seguire dal cervello per dire cosa funziona, tanto sai già che il tuo disco vende un tot perché è un tot di fans, ma prima devi andare avanti solo col cuore. Io questo bene. Ok? Perfetto. Grazie, grazie Fabio. È stato un piacere. Ci vediamo. Ciao a tutti.